parlo di evaporazione e di evaporazione dei poli. La settimana prossima vi parlerò di traspirazione, sperando anche di poter assemblare una lezione buona, migliore di quella che facevo l'anno scorso. So che di evaporazione e di traspirazione vi parlano anche in altri corsi, in particolare nel corso della Cantiani, della Maria Cecilia Cantiani, forse anche di Scioli. E comunque io ve ne parlo dal mio punto di vista. La lezione ha più o meno questa struttura oggi. Nella prima parte vi parlo dei fondamenti termodinamici dell'evaporazione con alcune digressioni. Nella seconda parte vi parlo del fatto che l'evaporazione è, e come anche la descriviamo poi con le nostre equazioni, è un insieme di due cose. E vi parlo mentre nella prima parte vi parlo della prima cosa, cioè la produzione dell'evaporazione, cioè il cambiamento di fase dal stato liquido al stato gassoso dell'acqua. Nella seconda parte vi parlo del fatto che l'evaporazione, così come finora è stata descritta in idrologia, è un insieme anche non solo del fenomeno di flusso, ma anche del fenomeno di trasporto, cioè del trasporto poi che avviene del vapore nell'atmosfera, o meglio nel boundary layer dell'atmosfera, un strato limite atmosferico, per effetto della turbolenza. E fino a quel punto l'evaporazione sarà l'evaporazione da uno specchio liquido, una superficie liquida, e da questa evapora l'acqua. E dopodiché andrò a specializzare questa idea parlando dell'evaporazione dei suoli. Come avevo scritto all'inizio delle slide dei suoli, il mezzo è il messaggio. Il fatto che l'acqua sia all'interno del suolo complica il modo in cui avviene l'evaporazione. E alla fine poi vi presenterò una formula semplificata che si chiama formula di Thermamodi, derivata da tutte queste considerazioni, che rappresenta varie semplificazioni del processo, che è diciamo quella che in qualche modo viene usata in questo momento per predire o per calcolare l'evaporazione, e che sarà quella poi che userete calcolerete in laboratorio con il solito sistema. L'ho anticipata rispetto ad un altro gruppo di lezioni, che è quello sulla produzione del runoff, perché alla fine ho deciso che il modo con cui ci facciamo calcolare la produzione di deflusso ha a che fare con un modello che abbiamo e che richiede il calcolo prima dell'evaporazione. Queste le ragioni un po' del tutto. L'evaporazione, ma poi dimostro anche delle altre cose, il fatto che l'evaporazione sia parte del ciclo idrologico non è una cosa così scontata, nonostante nonostante ci sia scritto anche nella Bibbia, cioè che in qualche modo l'acqua che cade su forma di pioggia poi evapora. Però fino ad Alton, e dopo magari vi mostro delle slide tratte dalla presentazione recentissima di un mio collega che ha preso un corso prestigioso European Geoscience Union, non era affatto scontato che la quantità di precipitazione fosse compensata dalla quantità di evaporazione. Quindi l'idea del ciclo idrologico è piuttosto recente, nel suo complesso, negli ultimi 200 anni, non solo perché la legge di Lavoisier garantisce che si conserva la massa, ma anche perché si vede che la massa è sufficiente. Finora il fenomeno dal punto di vista degli
idrologi, o meglio dagli idrologi che provengono come noi dall'ambito dell'ingegneria, la traspirazione e l'evaporazione erano trascurati. In realtà stanno diventando sempre più importanti come ambito di studio, non solo perché costituiscono una grande parte del ciclo idrologico, ma anche perché vi sono delle implicazioni pratiche, per esempio nella gestione dell'agricoltura e nella gestione della risorsa idrica. In realtà i fenomeni sono diversi, abbiamo le evaporazioni dalle superfici liquide, abbiamo l'evaporazione dei suoli e abbiamo la traspirazione dalle piante e anche dagli animali, per dire la verità. Ma per la traspirazione questi fenomeni sono tra loro collegati, hanno delle dinamiche leggermente diverse, che vanno studiate, che verranno studiate diversamente. Nella tradizione idrologica, e anche in quella in cui vi presento io, sono trattati in un modo unitario con il nome di evapotraspirazione. Perché spesso poi, dal punto di vista dei modelli che andiamo a produrre di queste cose, non siamo in grado di distinguere che cos'è uno e cos'è l'altro. Del resto anche gli strumenti di misura per misurare questa parte del bilancio non sono così ben affinati, in alcuni casi gli errori di misura sono molto grandi, quindi anche questo conduce appunto a questa unificazione, trattamento unificato che finora è stato fatto di tutto questo. L'evaporazione quindi racchiude diversi fenomeni ed è un trasporto di che cosa? È un trasporto di massa, di energia, di momento e naturalmente anche di entropia. Ci saranno anche alcune cose, se mi dimentico poi di dirvele, me le dovete ricordare voi. Proprio perché il tema è un po' particolare, nel corso del tempo sono state costruite vari termini riguardo l'evaporazione, in particolare per esempio c'è un termine che è una cosa che si chiama evapotraspirazione potenziale, che io poi che è usata molto spesso, usata forse anche un po' a sproposito in letteratura, e di cui vi parlerò. E poi appunto bisogna vedere come varia nello spazio del tempo. Perché c'è l'evaporazione? L'evaporazione è una manifestazione del fatto che la materia è composta di molecole. Noi abbiamo qui una superficie liquida, le molecole che stanno all'interno del liquido sono agitate dal punto di vista termodinamico e in alcuni casi possono acquisire sufficiente energia cinetica da migrare fuori dal liquido, e lo stato fisico di liquido è riconosciuto da un certo stato energetico, anche da forme di legami che ci sono tra le molecole, e diventano molecole gassose. E quindi vapore. Se questo processo avviene con continuità, se però voi mettete un coperchio, per esempio, perché questa è un contenitore, ad esempio una pentola, e voi ci mettete un coperchio sopra, ad un certo momento si raggiunge uno stato di equilibrio in cui la concentrazione di vapore nell'aria è regolata dalla temperatura di tutto il sistema, e questa concentrazione di vapore si chiama tensione di vapore. Se invece non c'è nessun coperchio, l'evaporazione continua e si diffonde in funzione di che cosa? Lo conosciamo dal punto di vista fenomenologico, ma poi lo deriviamo anche da un punto di vista un po' più teorico, in funzione del gradiente di concentrazione di vapore che c'è in atmosfera. La
come per molte altre sostanze, come per tutte le sostanze, laddove c'è una concentrazione di una sostanza, in questo particolare caso del vapore acqueo, il vapore si diffonde e va a decrementare i gradienti di concentrazione. Allora, siamo abituati a pensare che ogni cosa che si muove perché è soggetto ad una forza. Ma qual è la forza che agisce qua? Dal punto di vista macroscopico, voi non siete in grado di distinguere nessuna forza che rientri nell'ambito, non so, della descrizione meccanica normale. Eppure, se si muove qualcosa, ci deve essere una forza. Per cercare di capire quali forze muovono la diffusione di vapore, che poi con la parola diffusione vi ho già anticipato un tema, andiamo a scrivere una equazione che in questo caso è l'equazione dell'energia interna del sistema. Questa è la variazione di energia interna, che voi potete pensare come la variazione di energia interna nel tempo, anche se abitualmente questa è la forma in cui viene presentata la termodinamica, perché la termodinamica che voi imparate normalmente è la termodinamica dell'equilibrio, quindi il tempo scompare, si tratta solo di stati asintotici che rappresentano una forma di equilibrio. Questo termine è rappresentato dal raffreddamento e riscaldamento della dopo vi spiego ancora meglio il termine, che voi del resto lo dovreste sapere. Il riscaldamento e raffreddamento. C'è un secondo termine che è il lavoro fatto dal sistema, che ha un segno negativo perché fa diminuire l'energia, il lavoro fatto dal sistema fa diminuire l'energia interna del sistema medesimo. E poi c'è una parte di energia che è legata alla natura chimica della sostanza, che ha ovviamente questa espressione che vedete. Allora, adesso cerchiamo di capire meglio cosa sono questi termini che compaiono e che non ho definito all'interno di questa formula. S si chiama entropia e rappresenta la distribuzione, è una grandezza che rappresenta la distribuzione della materia rispetto ai suoi stati microscopici in funzione di un certo stato energetico. Per ogni energia del sistema macroscopico, il sistema microscopico si può disporre in vari modi. L'entropia è una misura globale, però, dello stato interno del sistema. V è il volume del mio sistema ed M è la massa. Ho un po' malato qua perché M in realtà non sarebbe la massa, ma sarebbe il numero di particelle. E queste tre variabili sono variabili estensive, si dice in termodinamica, cioè si possono sommare tra due volumi che contengano due sostanze. Hanno ciascuno, per esempio, uno ha un'entropia, l'altro ha una S1 e l'altro un'entropia S2. Se li mettiamo insieme, la loro entropia complessiva è S1 più S2. Il volume più intuitivo è V1 più V2. E così pure la quantità di materiale che c'è dentro i due volumi è la somma dei due volumi. Sulla destra compaiono dei termini, compare la temperatura che vedete scritta qui come con delle parentesi. Delle parentesi qui stanno per dire che la temperatura in questa formulazione è funzione delle altre variabili, in particolare quindi entropia, volume e massa. Per DS, DS è la variazione di temperatura, della variazione di entropia. Poi nel secondo addendo c'è un altro termine
dire pi. Pi è riconosciuto essere la pressione che il corpo esercita sull'ambiente esterno. E V è il suo volume. La terza quantità, mu, che vedete lì, si chiama potenziale chimico. Ed M è la variazione, quindi DS è la variazione di entropia, nel nostro caso nel tempo, DV è la variazione di volume, ed M è la variazione di massa. Quindi la variazione di energia nel tempo è legata a questi tre tipi di variazione. Se voi vi ricordate un teorema elementare della derivazione, se voi avete una funzione che è funzione di S di 2 di M, la sua variazione du è uguale a du su ds per ds per du su dv per dv per du su dm per dm. E questo fa scoprire che T non è altro che la derivata della funzione energia interna rispetto a DS, P meno P è la derivata della funzione energia interna rispetto alla variazione di volume, e meno M è meno mu, no scusate, più mu è la variazione di energia interna rispetto alla variazione di massa. Valgono le regole normali del calcolo. Dopodiché noi di solito non siamo abituati a rappresentare le equazioni dell'energia in questo modo qua, ma siamo abituati a pensare all'energia interna per esempio di funzione di P e di T, per esempio. Di P e di T, quindi questo significa che rispetto a questa formulazione noi facciamo dei cambiamenti di variabili opportune. Qui scambiamo per esempio la variabile V con la variabile P e la variabile S con la variabile T, un cambiamento di variabili. Perché questo? Perché facciamo questo? Perché le variabili T, S, P e U sono delle variabili che si chiamano intensive, e io lo dirò anche in seguito. In questa lezione le variabili intensive vuol dire che se io prendo due blocchi e li metto insieme, la loro entropia si somma, la loro volume si somma, la loro massa si somma, viceversa la temperatura dei due blocchi non si somma, anzi la temperatura dei due blocchi, come sappiamo, tenderà ad equalizzarsi in modo opportuno, tenderà ad un valore opportunamente mediato della temperatura dei due blocchi, così pure la pressione dei due blocchi tenderà a un valore opportunamente mediato della pressione, così pure il potenziale chimico tenderà ad un potenziale chimico opportuno, medio e equalizzato. E vi sto spiegando in due secondi come funziona la termodinamica dell'equilibrio, cioè ci sono queste variabili, il gradiente di queste variabili intensive, che sarà quello che poi uso più avanti, è quello che rappresenta le forze che muovono i sistemi complessi, come può essere un fluido. Quindi sono i gradienti di temperatura, i gradienti di pressione, i gradienti di potenziale chimico che muovono le cose. In particolare, poi vediamo che nel caso del fenomeno che abbiamo appena visto, quello che muove il nostro sistema sarà, vediamo che cos'è, un gradiente di che cosa. Se è il gradiente di T, il gradiente di P e il gradiente di mu che muove il nostro fluido, allora noi per esempio possiamo costruire degli strumenti di misura, cioè degli strumenti di misura che misurano la T e la P, o anche in qualche modo indiretto il potenziale chimico. Cioè noi misuriamo le quantità intensive. Perché? Cioè come facciamo a misurare le quantità intensive? Poiché il sistema tende ad equalizzarsi su un valore particolare quando due sistemi sono posti a contatto, per esempio noi prendiamo un termometro, lo mettiamo a contatto con il nostro corpo, il
termometro assume la praticamente, essendo diciamo, la sua inerzia piccola, la temperatura del nostro corpo, e quindi, perché si pongono in equilibrio per come funziona questa legge, e a quel punto noi siamo, diciamo che abbiamo misurato la temperatura, dopo costruiamo delle scale, tutto, è tutto arbitrario in un certo senso, ma è tutto in riferimento a cose che possiamo misurare. Quindi, poiché noi poi misuriamo le variabili intensive, preferiamo rappresentare questa legge spesso in funzione delle variabili che misuriamo, cioè temperatura e pressione. Va bene. Come funziona? Come è funzionato il nostro esperimento? Beh, nel nostro esperimento non abbiamo nessuna variazione di volume. dV uguale a zero. Non abbiamo avuto nessuno scambio di energia, quindi la variazione interna è V uguale a zero. La temperatura abbiamo fatto in modo di tenerla costante in questo caso, anche se nei fenomeni che noi andiamo a misurare spesso la temperatura è variabile nel tempo e nello spazio molto, in maniera molto grande. Quindi nella equazione precedente dobbiamo mettere che tutto è uguale a zero, che dV è uguale a zero e che T uguale a costante. Per capire meglio quello che succede, dobbiamo fare riferimento a un'idea che in realtà il nostro sistema non è tutto un sistema complessivo. Da un certo punto di vista la termodinamica è una scienza come quella dei veggenti, non so perché pretendono dalla condizione al contorno di un sistema molto grande di sapere qual è lo stato, oppure è troppo banale da un certo punto di vista, sapere qual è lo stato asintotico del sistema. Qui dividiamo il sistema in tanti parti, ciascuna delle parti pensiamo che valga la termodinamica dell'equilibrio, però nel suo insieme ogni parte è, cioè nel suo insieme il sistema è in disequilibrio. Allora, questo è, ho diviso tutto per il volume del mio sistema e ho espresso le quantità da grandi che erano scritte prima, sono diventate piccole, e rappresentano le quantità per unità di volume. Quindi c'è l'energia per unità di volume, l'entropia per unità di volume, la massa per unità di volume che diventa la densità, e quel dV su dV. Però del resto dV su dV è, abbiamo detto che è uguale a zero, e quindi quella parte va a zero. La densità del rho è legata alla massa dell'acqua attraverso questa equazione che avevate per l'integrazione della densità su tutto il volume, niente di particolare. Quindi applicando le regole di prima, quello che otteniamo è che T, che tra l'altro qui T è costante, quindi non c'è una variabile, per ds è uguale a mu del rho uguale a zero. La capiamo meglio questa formula se la scriviamo in una forma consona al fatto che noi abbiamo discretizzato tutto il sistema, cioè l'equazione che compariva nella slide precedente, qui, questa qui che vedete in basso a destra, vale per ciascuno di questi quadratini. Per tutti i quadratini dobbiamo integrare su tutto il volume. Quindi la nostra T ds più mu del rho uguale a zero la integriamo su tutto il volume. T era costante. Faccio un'aggiunta non secondaria, che è quella esplicita la derivata nel tempo, perché il nostro fenomeno è un fenomeno comunque non di equilibrio. La diffusione è un fenomeno tipicamente non di equilibrio. E l'equazione che io ottengo è questa. Questa è l'equazione del moto del nostro sistema complessivo,
che mi dice che la variazione, se volete, la variazione di entropia nel tempo è uguale a, a meno 1 su t per questo integrale del potenziale chimico, che non ho mai esplicitato che cos'è, ma in qualche modo è un'espressione della, dei legami chimici che avvengono all'interno del nostro sistema, per la variazione di densità nel tempo. Che equazione è questa? È sempre l'equazione dell'energia dalla quale io ho ottenuto tutto quanto, però espressa così diventa un'equazione per l'entropia. Adesso sappiamo che oltre alla conservazione dell'energia vale la conservazione della massa. E in particolare, per esempio, l'equazione di conservazione della massa, che abbiamo scritto anche le volte scorse quando abbiamo scritto l'equazione di Richards, poi i termini che ci sono dentro li abbiamo mescolati e scritti in vario modo, è questa. Naturalmente anche qua ho sbagliato i segni, come sempre, perché mi viene sempre da mettere il segno negativo del secondo tipo. E de rho su dt uguale a meno il gradiente di J, dove il gradiente J sono i flussi di massa che io ho, che escono dal mio volume di controllo. Allora, segno a parte, la mia equazione dell'energia diventa così, dove ad rho su dt ho sostituito il gradiente di questo J qua, cioè il gradiente che mi muove le particelle all'interno del mio sistema. Ovviamente non ho fatto che spostare il problema qui, cioè di dire ma com'è? Evidentemente se uso la conservazione della massa posso eliminare l'equazione dell'energia del rho su dt. Però l'ho sostituita con un flusso che ancora non so esprimere. A questo proposito viene in aiuto una legge di Onsager che dice che tutti i flussi in queste condizioni sono delle funzioni lineari. Di che cosa? Sono le funzioni lineari delle quantità intensive. In particolare delle funzioni lineari dove c'è un coefficiente L che è chiamato coefficiente di Onsager e c'è, che può essere funzione delle variabili in gioco, cioè della temperatura e della pressione, se vogliamo, per il gradiente del potenziale chimico. Nella costante di proporzionalità entra anche la concentrazione del vapore, quindi il flusso è pari a questo coefficiente di Onsager per la concentrazione del vapore per il potenziale chimico. Questa legge termodinamica non fa altro che dire quello che prima vi avevo spiegato a parole: tutti i flussi che avvengono all'interno del nostro sistema avvengono perché ci sono gradienti di queste quantità intensive che si possono anche chiamare potenziali generalizzati. Perché potenziali generalizzati? Perché per esempio se le mie chiavi cadono in funzione di un potenziale, quello gravitazionale, lì le cose si muovono in termodinamica perché ci sono dei potenziali di queste quantità che sono in realtà delle quantità derivate, cioè il gradiente di temperatura, il gradiente di pressione, tutto quanto. In realtà del potenziale chimico saremmo in grado anche di dare un'espressione anche esplicita, almeno per sistemi in cui in cui tutto è abbastanza diluito, cioè il potenziale chimico di solito ha questa forma, è dato da un potenziale di riferimento, come tutti i potenziali, l'energia è definita a meno di un livello di riferimento, per la costante del gas specifico in questo caso, che è la costante universale dei gas diviso la massa molecolare del gas,
che è avvenuto, dopo lo vediamo nel prossimo slide, per la temperatura misurata in gradi Kelvin, per il logaritmo in questo caso di due valori di pressione, che sono le pressioni parziali della una pressione di riferimento, anche questo aggiunge qui al potenziale un termine di riferimento che poi diventa quello generale, e la pressione parziale del vapore, che qui è messo in funzione di x, cioè dello spazio che compare. Quindi la nostra equazione, se facciamo tutte le sostituzioni che vanno fatte, quando sono dimenticato di un c della concentrazione della variabile in alto, otteniamo da una parte, la prima in alto, l'equazione dell'energia. L'equazione dell'energia dice che T volte la variazione di entropia nell'unità del tempo è uguale all'integrale di quella quantità che vedete a sinistra per il questo coefficiente di Onsager per la concentrazione per il gradiente al quadrato del potenziale chimico. Si può dimostrare che questo termine che compare al secondo metro è sempre positivo. E questo mi dice in anticipo, ancora prima di risolvere l'equazione, che l'entropia del mio sistema, in cui avviene l'evaporazione, cresce sempre. Questo, se volete, abbiamo riottenuto con un po' di tutti. Abbiamo ottenuto con un po' di tutti un principio della termodinamica dell'equilibrio, cioè il fatto che l'entropia di un sistema cresca sempre. Quando siamo in casa, nel caso di sistemi non in equilibrio, non in equilibrio come questo, in particolare non isolati, perché questo è non isolato, l'entropia cresce sempre nei sistemi isolati, l'entropia ovviamente può anche decrescere, ma in questo particolare sistema che noi andiamo a risolvere, l'entropia cresce sempre. Ed è questa la ragione intima del fatto che avviene l'evaporazione, cioè l'entropia del mio sistema cresce sempre. Se volete possiamo ricondurre a questo principio della termodinamica: l'acqua e il vapore si diffondono dalla parte liquida alla parte aeriforme perché risponde al comandamento dell'entropia, che l'entropia deve crescere, il sistema si organizza in tutti gli stati possibili. Quindi la dinamica, in particolare la dinamica di ogni processo di diffusione, ha questa origine, questa genesi, cioè è generata dalla necessità di crescere l'entropia, è una forza entropica. Vi voglio dimostrare che è anche un'equazione di diffusione. Come si fa a dimostrare che è un'equazione di diffusione? Si potrebbe applicare l'espressione diretta che io ho dato del potenziale chimico e poi fare le sostituzioni e vedere come va. Un modo per indiretto per vedere è dire il potenziale chimico è una funzione della densità. Più o meno. Se il potenziale chimico è una funzione della densità, io allora posso scrivere la mia legge di conservazione della massa in questo modo e successivamente la posso scrivere in quest'altro modo in cui ho esplicitato tutti i termini di J e in particolare introduco un fattore che è L, la derivata del potenziale chimico di Vettel rispetto a Rho. Questa equazione è la struttura di un'equazione di diffusione. Quindi, cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo mostrato che l'entropia cresce in questo sistema
e che in qualche modo è il motore di questo processo di evaporazione. L'equazione che regola l'evaporazione è un'equazione di diffusione, dove c'è un coefficiente di diffusione qua che compare lì. D'ora in poi useremo la prenderemo un po' più alla leggera tutta questa cosa, però useremo sempre questi concetti, cioè il processo di diffusione, il processo di evaporazione e il processo di diffusione, e darò per scontato il fatto che voi abbiate compreso qual è la ragione per cui avviene. Qual è la pressione del vapore vicino ad uno specchio d'acqua? Una seconda domanda a cui dobbiamo rispondere, che ci servirebbe a dare per capire come va anche l'equazione di diffusione. La pressione di vapore sopra l'acqua è regolata sempre dalla stessa equazione. Se noi andassimo ad analizzare le condizioni di equilibrio del mio sistema, in particolare le condizioni di equilibrio mi darebbero un grafico di questo tipo che voi conoscete già dalla terra di Marte. Che cos'è? È un grafico in questo caso nello spazio pressioni temperature, e ogni punto, che cosa leggo in ogni punto? Leggo lo stato fisico dell'acqua, in particolare in questa regione all'equilibrio l'acqua è solida, cioè forma ghiaccio. Qui all'equilibrio l'acqua è liquida, in questa zona del diagramma l'acqua all'equilibrio è gassosa. Cioè voi mi dite per esempio temperatura 373.15 gradi Kelvin, pressione 0.611 kPa. Quindi io mi aspetto di trovare l'acqua nello stato gassoso. La separazione tra queste aree come è fatta? Con argomentazioni peraltro simili a quelle che vi ho mostrato prima nell'ambito della, per farvi comprendere che l'evaporazione è un processo di diffusione, si può arrivare ad argomentare che intanto una sostanza all'equilibrio si trova in uno stato perché il suo potenziale chimico, il potenziale chimico di cui basta solo che venga la palla a suonare, con fuori il potenziale chimico è più basso per quello stato della materia, cioè l'acqua qui si trova all'equilibrio sotto lo stato di vapore perché il potenziale chimico del vapore qui è più basso della stessa sostanza acqua, però sotto forma di liquido, e si può mostrare che una manifestazione dello stesso processo che vi ho detto prima è proprio quella di favorire questa cosa. Cioè è come se le sostanze conoscessero il proprio potenziale chimico e misurando la temperatura e la pressione dell'ambiente che li sta insomma, in questo caso io mi devo trasformare da acqua liquida a vapore. Naturalmente non è una condizione che riguarda singole molecole, ma è una condizione che riguarda uno stato aggregato complessivo sulla quale possiamo fare dei ragionamenti termodinamici. Queste curve sono le curve in cui i potenziali chimici, per esempio, del liquido e del vapore sono uguali, e quindi lungo queste curve, per questi valori di pressione e di temperatura, vapore e acqua coesistono all'equilibrio. Qui liquido e solido coesistono all'equilibrio. La forma di queste curve di separazione che sono state così ben tracciate lì si conosce,
e dopo vedrà la formula. C'è però anche un'altra interpretazione che si può dare. Quando io sono ad una certa pressione e temperatura, per esempio nel campo liquido qua, questo diagramma ci consente di calcolare, per esempio, la tensione di vapore del liquido, del vapore di equilibrio liquido. Cioè questo diagramma ha due modalità di lettura. Una, constatato che all'equilibrio io ho liquido e vapore, questo è possibile, è reso possibile dal fatto che il vapore in particolare si trova ad una pressione parziale inferiore alla pressione atmosferica, 101.3 kPa, un pascale in un'atmosfera, giusto? Potremmo essere a questa temperatura, per esempio, quindi abbiamo acqua liquida. Però in equilibrio con quest'acqua liquida abbiamo anche, alla medesima pressione, abbiamo anche il, possiamo, siamo in grado di calcolare la tensione del vapore in quella, in quel diagramma. Dalla legge di Clausius-Clapeyron, che rappresenta appunto l'equilibrio che si ottiene dall'equilibrio dei potenziali chimici nelle varie sostanze in funzione della temperatura, si ricava una relazione tra la pressione parziale del, in particolare del vapore in questo caso, che è questo E star, in funzione della temperatura, di una legge esponenziale che dipende da un coefficiente E con 0, la R con B che è la costante di gas, lambda che è l'entalpia di vaporizzazione, T con 0 è la temperatura di riferimento e T è la temperatura in gradi Kelvin che noi andiamo a misurare. L'evaporazione non tradisce i principi di i principi della fisica, cioè conserva la massa, conserva l'energia, va interpretata profumamente nei processi che coinvolgono l'evaporazione, viene massimizzata la produzione di entropia. Quali altre leggi usiamo o useremo? Beh, useremo la legge ideale dei gas relativa al vapore d'acqua. Abbiamo già visto comparire una quantità che si chiama calore latente di vaporizzazione, che ha a che fare con la quantità di energia interna contenuta nei due stati differenti, cioè l'energia dell'acqua come volume di un volume di liquido e un volume di vapore. Quant'è se questi due volumi portano con sé un'energia interna differente? La differenza di energia è legata a questo calore latente di vaporizzazione. Vedremo poi anche, questo ve l'ho già detto prima, che dovremo in qualche modo fare riferimento alle leggi di, che hanno a che fare con il trasporto di questa quantità. Quindi che cosa abbiamo imparato? Queste cose qua. L'evaporazione non segue delle leggi della termodinamica, massimizza l'entropia, vagano le leggi usuali, no?